C'è una parte fondamentale della messa alla quale purtroppo credo che non prestiamo molta attenzione e che invece è importantissima. Non è la consacrazione, come forse qualcuno sta pensando, ma è comunque l'inizio dell'Eucaristia. Stiamo parlando dell'offertorio, lo dice la parola stessa. Offri, e siccome chi offre siamo noi, questo è un momento che ci dovrebbe rendere più protagonisti del solito, perché il prete per una volta non fa niente, è il popolo di Dio che fa qualcosa. Ecco, l'ideale sarebbe farlo così, con una bella processione solenne, anche se vabbè, nelle messe feriali è già tutto posto sull'altare, ma pazienza, tutto non si può volere. Perché è così importante l'offertorio? Perché l'Eucaristia non è solo il pane, il vino, non è neanche solo il corpo e il sangue, è molto di più, è un incontro. Tanto è vero che si dovrebbe fare la processione, cioè il popolo di Dio va verso il sacerdote, che rappresenta Cristo, e questi due si incontrano, e il popolo consegna il pane e il vino, che sono il frutto e la fatica del lavoro dell'uomo. Poi vabbè, si consegna pure il pallone, il cartellone, lo striscione e tutta sta roba qua. Ma pure queste cose sono lavoro di bambini, ragazzi, educatori, eccetera. E infatti non dovrebbero scandalizzarci, perché è la loro attività quotidiana. Ma infatti nel Vangelo del Corpus Domini di quest'anno, i discepoli di fronte a 5.000 persone affamate, cosa offrono a Gesù? Solo il pane? Ma no, anche due pesciolini. E che c'entrano i pesci con l'Eucaristia? C'entrano perché è il lavoro della giornata di quei discepoli. E mica si butta. Infatti Gesù prende anche quello e benedice anche quello, perché Cristo sull'altare trasforma la tua fatica e il tuo sudore in un miracolo. Per questo all'offertorio non si porta solo il pane e il vino, ma anche tutte le nostre attività quotidiane che non riusciamo a far fruttare. E si possono mettere sull'altare anche se non si fa la processione, sai? Infatti, stare appresso a dei bambini tutto il giorno, oppure occuparsi dell'igiene di una casa, o far quadrare i conti in una famiglia dove le cose sono molto difficili, o rispettare le scadenze lavorative, perché non si può offrire sull'altare? Anche quello diventa corpo di Cristo, anzi, diventa proprio Cristo. E una volta consacrata tutta questa roba, alla comunione tu ricevi un dono che è fatto di cose tue, che è la cosa più bella. In altre parole, lo scopo dell'Eucaristia è che tutto diventi santo, non solo l'ostia o il vino dentro un calice. Tutto, che la vita intera diventi santa, perché su quest'altare tutto può essere consacrato.